Io e Alessandro ci siamo conosciuti ad un aperitivo tra amici e lui ha chiesto il mio numero di telefono ad un amico che avevamo in comune, era la prima volta che lo vedevo e il giorno dopo mi ha scritto con una banale scusa. Da lì mi ha invitato a cena fuori e lì è scattato subito il primo bacio. Primo bacio che lui dice che mi ha dato davanti alla cupola di San Pietro. In realtà, ragazzi, me l'ha data davanti ad un benzinaio e la cupola di San Pietro si vedeva a chilometri di distanza, piccolina. Però lui, per fare il romantico, perché non lo è di base, quindi ci prova, che fa? Racconta a tutti che questo primo bacio me l'ha dato sotto al cupolone. È una stupidaggine. È proprio una stupidaggine. Alessandro, Cristina, non dimenticate mai che la vostra relazione è uno specchio di quell'amore di Dio da cui tutto proviene e a cui tutto tende. Se volete davvero un matrimonio felice, non dimenticatevi mai di Gesù. Continuate a invitarlo sempre alle vostre nozze. Lui fa sì che il vino del vostro amore si conservi buono fino alla fine. Io Alessandro accolgo te, Cristina, come mia sposa. Io Cristina accolgo te, Alessandro, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Facciamo un applauso a questa nuova famiglia. Thank you.